Signore all'ascolto, buonasera. Siete collegati in diretta con lo Stadio Olimpico, dove sta per avere inizio l'incontro di calcio tra Italia e Scozia, valido per le qualificazioni a USA 94. Ascoltiamo gli inni nazionali. Degli inni nazionali ad opera della banda della Marina Militare, magnifico colpo d'occhio allo Stadio Olimpico, si è ricreata l'atmosfera delle magiche notti di Italia 90, 50.000 bandierine sono state distribuite agli spettatori all'ingresso dell'Olimpico per ricordare le 50 partite della nostra nazionale all'Olimpico. Impegno delicato per l'Italia di Arrigo Sacchi, che deve fare i conti con un'infinità di infortuni. La Scozia è ormai praticamente tagliata fuori dalla corsa agli Stati Uniti, ma è avversaria da prendere con le molle. Sacchi ha optato per questa formazione. Pagliuca, Mussi e Benarrivo, Di Nobaggio, Costacurta e Baresi, Eranio, Donadoni, Casiraghi, Roberto Baggio e Stroppa. La Scozia risponde con Gunn, McKinney e Boyd, McLaren, Irvine e Bowman, Dury, McCall, Jess, McAllister e Gallagher. La direzione dell'incontro è affidata al signor Craciunescu della Romania. È una serata su Rai 1 tutta dedicata al calcio. Cominceremo con la diretta di Italia-Scozia. Nell'intervallo e subito dopo la fine della partita ci saranno delle interviste a cura anche dei colleghi Galeazzi e Volpi. Poi la sintesi a seguire di Portogallo-Svizzera, partita che ci interessa molto da vicino. Alla fine, in chiusura di serata, ancora collegamento in diretta con l'Olimpico per i commenti e i giudizi finali. E dunque una serata di grande calcio su Rai 1. Il pubblico romano ha risposto così come ci si attendeva nel pomeriggio, come sapete. Gli under 21 di Maldini hanno vinto con i pari età scozzesi ad Avezzano per 5-2 al termine di una divertente partita che naturalmente interpretiamo in chiave bene augurale. Vigilia di molte tensioni per Sacchi, che ha dovuto fare i conti con una infinità, come vi dicevo, di infortunati, mentre l'inquadratura è riservata a uno dei due debuttanti di questa sera. Si tratta di Mussi, che viene schierato come difensore esterno destro, mentre l'altro debuttante è Stroppa, questo è ancora Mussi, Stroppa, che giocherà come centrocampista esterno sinistro. Per un modulo che ricalca naturalmente il tradizionale 4-4-2 di Arrigo Sacchi, partiti, la Scozia esibisce una inconsueta casacca rosa carico, mentre nella tradizionale tenuta azzurra è l'Italia. In possesso di palla ora con Eranio, pronto il raddoppio su di lui, la palla carambola fuori dello stesso Eranio, la rimessa. Sono regolarmente in campo i due Baggio, a proposito dei quali, così come a proposito di Eranio, erano sorti dei dubbi alla vigilia. E ci attendiamo naturalmente molto, soprattutto da Roberto Baggio, che è stato l'elemento che ha letteralmente condotto la nostra squadra nazionale nelle ultime uscite. Ecco gli scozzesi che manovrano con questo lancio di McKinney in profondità, lascia sfilare Baresi per Pagliuca. L'immediato rinvio da parte del portiere azzurro, il colpo di testa di Casiraghi, il rinvio dalla parte opposta di Boyd, il colpo di testa di Costacurta, quello poi di Mussi, quindi Eranio,
palla per Dino Baggio, resiste bene Roberto Baggio, il tocco di prima non si intende con Donadoni, per un attimo controllano gli scozzesi, il recupero però è di Dino Baggio, ora è Benarrivo che vedete schierato a sinistra mentre normalmente nel Parma gioca sulla destra, il lancio in profondità è per Casiraghi, quindi il buon tocco di Eranio per l'inserimento di Mussi che non arriva a tempo sul pallone. Un minuto e mezzo di gioco all'Olimpico, 0-0 fra Italia e Scozia. Vi ricordo ancora quello che è il gruppo 1 con la Svizzera che ha 13 punti, l'Italia 12, il Portogallo 10. Eranio intanto tenta di andare via, viene fermato in fallo laterale. Come già avuto modo di dirvi, di particolare importanza l'incontro di stasera ad Oporto tra Portogallo e Svizzera. E Mussi ora che disimpegna all'indietro per Costa Curta, parte il suo lungo lancio per il colpo di testa di Irvin, stacca bene Dino Baggio, ora Roberto Baggio, palla per Casiraghi, Casiraghi va a tentare il colpo di testa, difendono gli scozzesi, con la punta del piede il tocco di Donadoni per Mussi, ora Eranio in copertura Boyd su di lui, palla fuori, buon avvio dell'Italia. Di Eranio la rimessa laterale mentre l'arbitro che è il romeno Cracianescu ordina la ripresa del gioco, Roberto Baggio, poi la conclusione splendida, il gol da parte di Donadoni, ottimo. 3 minuti di gioco, Donadoni sblocca la situazione per l'Italia. Donadoni, davvero molto buona la sua esecuzione, eccolo inquadrato, rivediamo, vedete il suo sinistro sul primo palo e in ritardo con l'Italia è in vantaggio. Meglio di così non poteva cominciare, vedete lascia Roberto Baggio per Donadoni che con il sinistro batte sul primo palo, rivediamo ancora l'ottima conclusione di Donadoni. Donadoni è uno degli elementi che Sacchi ha rispolverato facendo di necessità virtù e fidandosi soprattutto su elementi che conoscono bene le sue filosofie di gioco e i suoi schemi. Costa Curta, lungo lancio in profondità, il colpo di testa da parte di Irvin, giudicato però irregolare, calcio di punizione ancora per gli azzurri che dopo 3 minuti di gioco sono passati in vantaggio con un gran sinistro di Donadoni. Ancora Donadoni a battere per Casiraghi in posizione irregolare. Schieramento azzurro. Secondo le attese con Mussi e Benarrivo, difensori esterni, Baresi e Costa Curta centrale, Donadoni e Dino Baggio a centrocampo, esterno di destra Eranio, esterno di sinistra Stroppa, Roberto Baggio e Casiraghi di punta. Ecco Stroppa, giocatore del Foggia con trascorsi nel Milan e nella Lazio, qui all'Olimpico non è che abbia avuto molta fortuna con la società laziale, a Foggia si è immediatamente inserito negli schemi di Zeman, ma soprattutto il fatto di aver giocato in passato con Arrigo Sacchi che ha indotto il nostro commissario tecnico alla convocazione di Stroppa. Ecco proprio Stroppa in combinazione riuscita con Benarrivo, Stroppa però controlla male il pallone che gli sfugge in fallo laterale. 5 minuti e mezzo di gioco all'Olimpico, Italia 1 Scozia 0, gol di Donadoni. McLaren in possesso di palla, McKimmy ora, giocatore dell'Aberdeen, con il destro profondo a cercare Jeff, viene in avanti anche Bowman, tentano la triangolazione di prima gli scozzesi, la chiusura è di Benarrivo, sfiora la palla Bowman, la rimessa è azzurra. L'effettua Benarrivo.
è da presumere che la qualificazione definitiva per gli Stati Uniti dovremmo meritarcela nella gara decisiva il 17 novembre a Milano contro il Portogallo, ma naturalmente è di fondamentale importanza, se non altro per il morale, disputare una buona partita contro la Scozia, e le premesse ci sono tutte. Angolo per gli azzurri, guadagnato da Erani. Donadoni, attaccato e fermato da Gallagher, la palla è fuori, la rimessa è ancora italiana. Mussi, giocatore attualmente in forza al Torino, palla verso Roberto Baggio, tocca poi Donadoni, ancora Mussi che tocca per ultimo, cosicché la rimessa, come vedete, è scozzese, indirizzata direttamente sul portiere Gunn. Presenti naturalmente tutti gli uomini più importanti del calcio italiano, a cominciare dal presidente federale Matarrese. Riprese assicurate dalla squadra esterna Roma 1 e Roma 3 sotto la regia di Roberto Gambuti. Presente anche lo stato maggiore dei Ripi con Albertelli e Sgorbini, presidente e vicepresidente. Attenzione, c'è un rischio, scatta in profondità Jess, ma viene pescato in posizione irregolare. Baresi, 71 presenze in nazionale con quella di oggi, il tocco all'indietro è di McCall e va poi all'affrettato rinvio McLaren con Jesse che si catapulta alla ricerca del pallone che peraltro gli sfugge in fallo laterale. Scozia, come vi dicevo, è praticamente fuori nella corsa per gli Stati Uniti, anche se c'è una remotissima possibilità per gli scozzesi, ma dovrebbero verificarsi dei risultati quasi incredibili. In corsa sono Svizzera, Italia e Portogallo. Ben arrivo. Stroppa bene di prima, fallo su Stroppa da parte di McKinney. Primo piano per l'autore del gol, rivediamo, vedete Stroppa che dà in mezzo e sul passaggio di ritorno di Donadoni viene caricato irregolarmente da McKinney. Ecco il motivo di questo calcio di punizione con palla tirata ancora Donadoni, dentro per Roberto Baggio, fuori gioco. Si sono sbloccati naturalmente subito gli azzurri. Il rinvio è di Gunn. La palla sfiorata di testa da McAllister, prontamente ribattuta, questo colpo di testa di Irvin. Dino Baggio che si appoggia irregolarmente su un avversario, calcio di punizione per gli scozzesi. Recuperano immediatamente il pallone gli azzurri, il lancio di Stroppa a centrocampo, intercetta ancora Dino Baggio da dentro, in profondità per Roberto Baggio, esce e blocca Gunn. Mi pare di vedere che Dino Baggio al centrocampo si muove con buona disinvoltura, ha avuto dei problemi alla vigilia, Pagliuca ben accostato intanto al limite della propria area di rigore, blocca e rinvia. Postumi di un'influenza con bronchite per Dino Baggio, un ginocchio dolorante per Roberto Baggio, un antico risentimento muscolare per Eranio. Ma se dovessimo elencare tutti i giocatori che per un motivo o per un altro Sacchi non ha potuto convocare per questa partita, l'elenco sarebbe davvero molto molto lungo. Il colpo di testa di Costa Curta sfiora ben arrivo, che poi caparbiamente va a riconquistare il pallone, tenta di imbeccare Stroppa, ed ecco la panchina degli azzurri nella quale sono sistemati Marcheggiani, Lanna, Zoratto, Zola e Simone. Di ben arrivo alla rimessa, il colpo di testa di McKinney, il tentativo di inserimento di McAllister, ancora McAllister, attenzione, chiude Baresi,
La palla carambola verso Jesse, viene a sostegno anche Boyd. Buona azione degli scozzesi, ora Dury, finta di Mussi che poi va a chiudere l'inserimento di Boyd, disimpegna, applaudito in palo laterale. Vedete al debutto Mussi, la soglia dei 30 anni, probabilmente non pensava di poter avere l'opportunità e la gioia di vestire la maglia azzurra, gliel'ha regalata Arrigo Sacchi, di lui estimatore da lungo tempo. Angolo intanto per la Scozia con McAllister. Temibili gli scozzesi nelle parabole aeree. Palla in area ed è Ben Arrivo che scaraventa fuori. Molto corta in copertura la nostra formazione, batte di prima McKim in profondità, ancora Ben Arrivo e c'è un fallo di mano di Jess. Una delle punte della Scozia, Baresi, tocca direttamente a Pagliuca che deve disimpegnare ora con i piedi. Per poco non si fa ribattere il rilancio, Costa Curta, Mussi, Costa Curta, Baresi, Dino Baggio. Si inserisce bene, Mussi, combina con Eranio, tentativo di triangolo ancora, chiude Boyd, poi svirgola e rilancio Irvin in fallo laterale. Come già avuto modo di dirvi, sarà una serata interamente dedicata al calcio. Dopo la diretta e le interviste dall'Olimpico, sintesi della partita tra Portogallo e Svizzera. Inutile dire, gli svizzeri potrebbero farci un grosso regalo. Ma è buona norma far conto proprio sulle virtù nostre anziché affidarci ai piaceri che gli altri potrebbero farci. Intanto il centrocampo lotta con buona determinazione della Scozia, lo scambio è tra McKinney e questo McAllister, giocatore del Leeds, milita nella Big League inglese. Fuori gioco intanto. Gallagher e Jess sono le due punte nelle file della Scozia. Gran partenza dell'Italia, sono giunti ora al 14esimo, risultato di 1-0 in forza del bel gol di Donadoni dopo appena 3 minuti. Azzurri che si sono disimpegnati con eleganza nelle primissime battute. Ora c'è un accenno di reazione da parte degli scozzesi. Il gioco è fermo e riprenderà con un calcio di punizione per l'Italia. E Baresi che cerca Roberto Baggio, finta di corpo, combinazione con Dino Baggio, tocco lì dietro per Mussi. Costa Curta, Ben Arrivo, l'arresto, il suggerimento dentro ancora per Donadoni che viene anticipato da McCall in fallo laterale, colpendo probabilmente anche Donadoni. Ben Arrivo, subito il cross, Roberto Baggio va al palleggio, calcio di punizione contro gli azzurri, viene a batterlo direttamente il portiere Gunn. Baresi, grande stacco, poi Boyd, indirizza verso Dury. Ma buona guardia da quella parte Mussi che ha avuto buon avvio, il lancio Baggio, poi il portiere costretto a uscire dalla propria area per anticipare Casiraghi. C'era stato un lancio di Dino Baggio, schierato di testa da Roberto Baggio che aveva liberato Casiraghi. Palla ora per Donadoni. Serie di finte, cerca lo spazio per il traversone, lo trova un po' arretrato, c'è però Stroppa. Disimpegna su Ben Arrivo, ancora combinano i due, Stroppa deve girarsi, Baresi a sostegno, Stroppa, Dino Baggio,
Costa corta, Eranio, ancora Eranio, combinazione Roberto Baggio, Donadoni, poi Casiraghi, tocco e gol, grandissima azione dell'Italia, è 2-0, splendida la preparazione, grande opportunismo da parte di Casiraghi che segna un gol in qualche misura simile a quello che aveva segnato in Portogallo, anticipando il portiere in uscita sul suggerimento in profondità, ma è stata bellissima la preparazione. Casiraghi, sedicesimo del secondo tempo, 2-0, molto bene. Rivediamo, vedete il tocco astuto da parte di Casiraghi che anticipa il difensore e il portiere mette dentro, ma vedete il grande suggerimento in profondità di Roberto Baggio dopo un 1-2 rapidissimo con Donadoni. Rivediamo il tutto, vedete. Qui è la parte finale dell'azione con il tocco in profondità di Roberto Baggio per Casiraghi e il 2-0 per la nostra nazionale. Molto molto bene. Ecco Bruno? Sì. Sono accanto a Melli nell'altra tribuna. Sì. E Melli penso che ha gioito con tutta la squadra, con tutto il pubblico. Un giudizio sul gol di Casiraghi, Melli. Direi che è stato un gol stupendo, che così ripercorre un po' gli schemi di Sacchi. Mi è sembrato proprio la fotocopia di quello del fatto dello stesso Casiraghi in Portogallo, proprio identico, è stato bravissimo perché ha anticipato sia il difensore che il portiere, uguale a quello che ha fatto a Oporto. Ecco, bene, l'avevo appena detto in telecronaca, sono contento che anche Melli abbia avuto la mia stessa impressione, in effetti è un gol frutto degli schemi di Sacchi. Attenzione, c'è ora la Scozia in avanti, c'è una sventola e poi la palla in gol sul primo tiro di Jess, respinge Pagliuca e poi segna Gallagher. 18° gol della Scozia di Gallagher. 2-1, partita che si riapre, rivediamo il tutto. Vedete il primo tiro di Gesti, controbalzo, respinge ma non trattiene Pagliuca, arriva Gallagher che tocca per la verità anche male, ma riesce con un pallonetto a scavalcare Pagliuca. Rivediamo, vedete il tocco tutt'altro che preciso ma fortunato, che comunque consente alla Scozia di dimezzare il ritardo. Tra l'altro è possibile anche che sulla prima conclusione di Jess Gallagher fosse in fuorigioco. Intanto immagini di nuovo in diretta con Casiraghi che colpisce di testa e mette fuori. È partita sicuramente interessante, riaperta anche sul piano dell'interesse e del risultato dal gol della Scozia. Il rinvio di Gunn, il colpo di testa di Costa Curta, il tocco di Boyd, l'inserimento di Dury. Bene a centrocampo in pressing gli azzurri, poi il lancio profondo di McCall per l'autore del gol Gallagher. La combinazione con McAllister, Jess prova il destro, ribattuto, Scozia pericolosa, contropiede azzurro con Eranio. Attende rinforzi. Vedete il raddoppio degli scozzesi che stanno interpretando con grande determinazione la partita. Dury, McLaren, Boyd, McAllister, palla fuori. Con le squadre provenienti dall'area britannica bisogna sempre andare cauti, non si sa mai se interpretino la partita, soprattutto quando giocano in trasferta in maniera fin troppo disinvolta, oppure se esibiscano grande determinazione. Mi pare di poter dire che la Scozia in queste battute iniziali riesce a tenerci in una qualche apprensione. Intanto il tentativo di controllo di Jess non va a buon fine, la rimessa è azzurra, la palla è per Pagliuca. Siamo al 20° del primo tempo, già 3 gol, 2 per l'Italia, 1 per la Scozia. Il colpo di testa di Irvin, il tocco di Costa Curta per Pagliuca, mentre resta a terra Casiraghi e Pagliuca mette fuori.
Speriamo che non si tratti di nulla di grave per Casiraghi, dovrebbe essere una botta al capo. Rivediamo, vedete il colpo di testa di Irvin che travolge Casiraghi, il quale resta a terra. Approfitta Sacchi della interruzione per chiamare accanto a sé Stroppa. Vedete con quanta attenzione Stroppa ora va a dire ai compagni quelle che sono le impressioni del nostro CT. Casiraghi si rialza. La rimessa è scozzese, ma Bowman verosimilmente restituirà la palla a Pagliuca, è così infatti. A posto Casiraghi. Eccolo che stacca, riesce a colpire di testa Macchini. Grande determinazione degli scozzesi, qualche sbavatura piano della tecnica individuale. Palla ancora per Donadoni, splendido il suggerimento per Casiraghi che non è fortunato nel controllo. Avete visto che Casiraghi ha tentato di far sfilare il pallone per presentarsi a tu per tu con Gunn, ma il rimpallo non lo ha aiutato. Ancora Gallagher che si aiuta irregolarmente su Benarrivo, poi Gallagher ruba palla. McCall, gioco fermo perché Benarrivo è a terra. Rivediamo anche questa azione. E vedete che c'è un contatto aereo fra Gallagher e Benarrivo. Ha allargato un po' le braccia Gallagher, non mi pare di aver visto però una particolare cattiveria. L'arbitro fa riprendere il gioco scodellando il pallone a centrocampo, mentre ora è Irvin che imbecca Boyd sulla sinistra, centralmente a servire McCool, giocatore dei Rangers, ancora largo su Boyd. Gioca bene la Scozia, tenta il triangolo, Bussi mette in fallo laterale, mentre il gran pubblico dell'Olimpico improvvisa la ola. In tensione Sacchi. È una di quelle partite che possono diventare insidiose proprio perché psicologicamente subire il gol avversario subito dopo aver segnato il secondo vantaggio può creare dei problemi. Comunque è sempre straordinaria l'atmosfera dell'Olimpico. Sapete che Sacchi in più di un'occasione ha detto che secondo lui sarebbe giusto far giocare sempre all'Olimpico la nazionale italiana. Naturalmente ci sono i pro e i contro, ma è certo che su questo campo gli azzurri trovano sempre un ambiente particolarmente stimolante. Donadoni, Eranio, Roberto Maggio, Bussi. È troppo lungo. Intanto scambiano spesso Donadoni e Eranio, con Eranio che viene centralmente e Donadoni che gioca largo esterno. Bowman, colpo di tacco, lancio poi lungo in profondità d'esperienza e di classe Baresi, applauditissimo. Boyd per la rimessa. Panchina scozzese sulla quale c'è il tecnico Brown che da poco più di un mese ha sostituito il dimissionario Roxburgh, e anche Brown sembra avere un destino limitato nel tempo, una presenza effimera sulla panchina scozzese. Si parla di sostituzione. Irvin intanto non sta figurando male la Scozia. Boyd, McAllister, ancora Boyd, è una buona partita.
lancio profondo, va a chiudere Costa Curta, poi sul cross Baresi e D'Aragna che non può evitare il fallo laterale per la rimessa di Dury. McAllister, il gioco però è fermo e riprende con una rimessa per gli azzurri. Intanto vedete il primo piano di Simone, accanto a lui Marcheggiani, la palla lunga per Eranio, la copertura è stata di Irvin. Roberto Baggio, tocco di McLaren, Zoratto, Roberto Baggio, fermato, di Boidi rinvio, Costa Curta, il tocco di Mussi intuito da McAllister che va via sulla sinistra, torna su di lui Mussi, palla in area ancora Baresi, d'anticipo su Gallagher, Donadoni, Roberto Baggio, finta di corpo, due avversari su di lui, si libera bene, poi smarca Casiraghi, tocco all'indietro per Donadoni, si avvicina all'area Donadoni, salta un avversario, destro, deviazione, angolo. Tanto si stanno preparando, addirittura tutti e cinque gli uomini di movimento della panchina scozzese. L'Italia quando abbozza l'attacco riesce a rendersi sempre pericoloso, pericolosa grazie soprattutto alle intuizioni di Roberto Baggio che apre delle possibilità continue per i compagni. Palla tanto crossata verso Roberto Baggio, troppo lungo ma alle sue spalle pronto ben arrivo, ribattuto il suo traversone, il colpo di testa è di Gallagher, ora è Macchimi, fallo di mano di ben arrivo. Siamo giunti al 28esimo del primo tempo e il risultato è di 2-1 a favore della nazionale italiana. Vi ricordo il gol rapidissimo di Donadoni dopo appena 3 minuti, il raddoppio molto bello di Casiraghi al 16esimo, ma 2 minuti più tardi Gallagher per la Scozia ha segnato il 2-1. Baresi ancora molto ben piazzato. Poi c'è una irregolarità dello stesso Baresi su McAllister, è un po' l'organizzatore della manovra scozzese, gioca come vi dicevo nel Leeds, così come Dury gioca in una squadra inglese, il Tottenham Hotspur. Sulla linea di battuta McCall e lo stesso McAllister, c'è questa polemichetta tra l'arbitro e i giocatori scozzesi, la palla è per Macchimi, parte il traversone, il colpo di testa è di Mussi, quest'altro ancora di McCall, ma sugli sviluppi dell'azione ha terminato in fuorigioco Gallagher. Costa Curta, mentre Sacchi dà ancora indicazioni, stacca Casiraghi assieme a Irvin, poi il tocco di Dury, Dino Baggio alto per Roberto Baggio, caricato anche dai rudi e possenti difensori scozzesi. Mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, risultato 2-1 per l'Italia, con il portiere Gian al rinvio, Macchini, ben arrivo, Dino Baggio, Costa Curta, Pagliuca, attenzione, il rinvio di Pagliuca, sfiora di testa Dino Baggio, poi Irvin che di testa è fortissimo ma stacca sempre in maniera secondo me irregolare, anche stavolta un colpo per Casiraghi, se ne avvede l'arbitro Caracciunescu e comanda il calcio di punizione.
Ecco Stroppa, buon pallone per Roberto Baggio, colpo di tacco a cercare Casiraghi, parabola troppo lunga. Rinvio di Gunn, colpo di testa di Baresi, impeccabile finora la sua prestazione, la palla è per Bowman sulla sua ala ed è ancora Baresi che va a chiudere. Suo rilancio stavolta finisce però per imbeccare McCool, Jess, Casiraghi dopo il colpo di testa di Dino Baggio, ancora Dino Baggio, buona la sua partita fino a questo momento. Ecco Stroppa, accompagna in sovrapposizione sulla sinistra, ben arrivo, combinazione fra i due, ben arrivo a cercare lo spazio per il traversone, suggerimento invece per Roberto Baggio, fuori per Stroppa, palla sul destro, ora per Dino Baggio, arriva per la gran conclusione, il rimpallo per il cross ora di Eranio, la palla ancora per Roberto Baggio, fuori per Dino Baggio, tiro, deviazione, palla che termina fuori di pochissimo, tambureggiante azione degli azzurri, angolo. Abbiamo rivisto la seconda conclusione di Dino Baggio, ora c'è Stroppa dalla bandierina, direttamente sul portiere Gunn. Palla per Boyd. Fuori gioco di Gallagher. Molto attenta la nostra difesa, orchestrata naturalmente anche sul fuorigioco da Baresi, il quale conosce molto bene non solo il suo compagno più vicino, Costa Curda, ma anche Mussi, mentre ben arrivo è quello che ha dovuto adattarsi di più, ma lo sta facendo molto bene. Donadoni. Stroppa. E Stroppa è un buon tiratore, ha avuto un attimo di esitazione, palla per Roberto Baggio, rinviato il suo lancio. Riparte ora Guri, solito McAllister, McCall, McKinney, Baresi, Dino Baggio, è brutto fallo di McAllister, ammonito, giusto, ammonizione per McAllister. Affondano costantemente il contrasto i giocatori scozzesi, secondo un costume di gioco diffusissimo nel calcio britannico. Stavolta in netto ritardo McAllister ha colpito la caviglia di Dino Baggio, vedete la panchina azzurra con Carmignani, professori Ferretti e Zeppilli, Fica, massaggiatori e gli altri giocatori. La palla intanto è recuperata dagli scozzesi, Bowman, poi Benarrivo, grande anticipo di Benarrivo, Stroppa, ancora combinazione con il giocatore del Parma, in posizione di ala sinistra, va a effettuare il cross spento da Irvin, ottima la partita di Benarrivo, gioca nel Parma di solito a destra, ma anche Scala lo ha utilizzato qualche volta a sinistra, dove di solito nel Parma gioca Di Chiara. Angolo di Stroppa e di nuovo la palla viene deviata oltre la linea di fondo campo da un difensore scozzese per un nuovo tiro dalla bandierina. Nel frattempo siamo giunti al 35esimo e il risultato vede gli azzurri in vantaggio per 2-1, visto che anche Costa Curta si era portato in avanti per dare aiuto a Casiraghi nelle parabole aeree. La palla è ancora per Stroppa, palla fuori per Roberto Baggio, finta il tiro, va poi in dribbling, tira su di sé due avversari, cambia gioco, leggermente lungo per Casiraghi che poi non può raggiungere il pallone sull'ostacolo di Irvin. Sì.
al solito il portiere Gard per il rinvio. Sfiora Eranio che subisce però fallo da Diuri, soprattutto sugli stacchi aerei, i contrasti sono sempre molto duri. Ben arrivo da Roberto Baggio, poi stroppa a cercare Casiraghi. Casiraghi tenta di mantenere la palla in campo, evita il fallo di fondo campo, ma c'è rimessa laterale naturalmente per gli scozzesi, operata da Boyd. E sbaglia, molto fiscale l'arbitro Craciunescu, ordina il cambio della rimessa perché è effettuata irregolarmente. È Eranio ora che provvede per gli azzurri e c'è solo Donadoni vicino, occorre che qualcuno lo vada ad aiutare. Arriva Roberto Baggio che tenta di farsi largo, viene fermato il rinvio di McLaren. Da quest'altra parte arriva McKinney. Contrasto duro ma regolare con ben arrivo. Irvin, Gallagher lo ferma a costa curta, Donadoni. In qualche modo riesce a dare a stroppa, è stato ingannato da una zolla che era uscita. Baresi, Eranio, fermato in fallo laterale da Boyd. 38esimo del primo tempo, 2-1 per l'Italia. Roberto Baggio, il rimpallo, poi il fallo di Costa Curta. Vediamo, intervento sicuramente regolare di Costa Curta anche se ha toccato il pallone. Tocco di McAllister entrando all'indietro per Boyd che effettua questo lancio per Gallagher. C'è Costa Curta su di lui e c'è ancora fallo di Costa Curta. Si era girato bene con un astuto dribbling a rientrare il giocatore Gallagher, Costa Curta lo ha fermato irregolarmente. Rivediamo, vedete Gallagher con l'esterno e Costa Curta che va dritto sull'uomo. Intanto vedete che anche i compagni della panchina danno indicazioni ai giocatori e c'è ora questo calcio di punizione molto pericoloso. È un momento di grande agitazione nella nostra area, si temono i colpitori di testa e Donadoni che colpisce di testa, poi Costa Curta e questo tiraccio di Diuri che è bravo Pagliuca a deviare. Momento di crisi della nostra retroguardia e ora prova il contropiede l'Italia con questo inserimento di Eranio. La palla è per Casiraghi, per Roberto Baggio, per Donadoni, Donadoni per Stroppa, il cross di Stroppa, il pallone sfiorato e messo in angolo dopo carambola sulla bandierina da parte di Boyd, mentre qui rivediamo l'ottima conclusione di Diuri e la grande risposta di Pagliuca. Angolo ora per l'Italia, mentre in precedenza per proteste era stato ammonito Eranio. Donadoni e arriva a colpire di testa ma manda sul fondo Dino Baggio. Confortante comunque la prestazione del giocatore Dino Baggio, giuventino, che si è evidentemente ripreso dai postumi di una influenza con successiva bronchitina. Eranio, Mussi,
batte lunghissimo in profondità, non ci sono problemi per la retroguardia scozzese con il portiere Gunn, che al solito controlla con i piedi, poi accompagna, vedete, il pallone al di fuori della propria area di rigore per guadagnare spazio, e quindi batte lungo, lascia sfilare Costa Curta direttamente all'altro portiere Pagliuca. Dopo il colpo di testa di Irvin, Costa Curta, Casiraghi, Bacchini, palla sul portiere, deve disimpegnare di piede, lo fa bene, poi Aranio, tocco all'indietro per Mussi, bene per Donadoni, d'esterno per Baggio di prima, mezza strada però tra Casiraghi e Benarrivo. Contropiede degli scozzesi che si presentano ora pericolosamente, Mussi va a chiudere, parte questo traversone, il colpo di testa di Benarrivo, viene a sostegno ancora McKimmy che mette in mezzo, colpo di testa a restituire il pallone allo stesso McKimmy che lo gioca ora su Bowman, quindi su McAllister, e non si capiscono gli scozzesi, sfuma l'azione, ma ho l'impressione che gli scozzesi quando riescono a portare il raggio della propria azione in avanti creino qualche grattacapo al nostro sistema difensivo, forse non funziona benissimo il pressing a centrocampo dei nostri. Benarrivo, Stroppa, Donadoni, Baresi, Eranio, l'invio poi di Irvin alla caccia del pallone Costa Curta, 43 minuti di gioco nel corso del primo tempo, lascia Costa Curta che il pallone termini fuori e poi lo affida a Pagliuca. Pagliuca, come gli altri giocatori della Sampdoria, come un po' tutti noi, siamo in apprensione per lo stato di salute del presidente Mantovani, sembra che abbia avuto un leggero miglioramento, di questo naturalmente siamo tutti contenti. Grande personaggio, grande uomo, grande gentiluomo Mantovani, al quale facciamo naturalmente tutti i nostri auguri di cuore. Pagliuca, ancora un fallo del durissimo Irvin su Casiraghi che continua a staccare con grande coraggio e ogni volta si prende la botta da parte di Irvin. Palla intanto a Roberto Baggio, se l'allunga, riesce in qualche modo a tentare di darla a Dino Baggio che però si fa anticipare da McAllister, ora arranca un po', mi pare di vedere Dino Baggio, ancora gli scozzesi, Tackle, Boyd, e c'è fallo di Mussi, siamo allo scadere del primo tempo, un primo tempo del quale a tratti l'Italia ha giocato molto bene anche se ha dimostrato qualche volta di subire con eccessivi affanni le sporadiche ma pericolose iniziative degli scozzesi. In avanti anche Irvin, stacca proprio Irvin, ma gli azzurri sono ben coperti, Stroppa, Benarrivo, vedete che molto spesso i due si sovrappongono, ed ecco Baresi, Roberto Baggio, Baresi, gran passaggio di ritorno, e ha tentato l'apertura sulla destra per Eranio, ma un rimpallo ha favorito Gunn, il cui rilancio non crea problemi ai nostri. Siamo al 45esimo del primo tempo, ormai si attende solo il fischio dell'arbitro Tracianescu. Gunn, buono l'anticipo di Mussi, la combinazione con Eranio, Mussi che chiama in causa Donadoni, Roberto Baggio, tentativo di triangolo stupendo e poi Baggio è atterrato sul passaggio di ritorno di Casiraghi, e mi pare che ci potessero essere anche gli estremi per il calcio di rigore,
è un'immagine che spero che Gambuti ci faccia rivedere. Ecco, vedete Roberto Baggio, è indubbiamente il difensore scozzese Boyd, vedete, in ritardo ha frenato lo slancio di Roberto Baggio con una cintura. Rivediamo ancora, vedete Roberto Baggio, vedete Boyd che arriva da sinistra e a terra Roberto Baggio. C'erano gli estremi a mio modo di vedere per la concessione del calcio di rigore, che comunque l'arbitro, anche perché non era facile individuare dalla sua posizione l'irregolarità, non se l'è sentita di assegnare. Comunque 2-1 per noi a sprazzi, un'ottima Italia. Intanto non so se Giampiero Galeazzi ha qualcuno a cui far dire una battuta rapidissima. Giampiero, ci sei? No, sì, dimmi. Con Melli velocemente su questo primo tempo, Melli. Non si sente bene, Giampiero. Sì, dicevo, una partita iniziata nel migliore dei modi. Siamo andati subito in vantaggio, abbiamo fatto anche il 2-0 e stavamo giocando anche bene. Purtroppo dopo il 2-0 ci siamo distratti un attimo e abbiamo preso subito il 2-1 e forse ci è venuta un po' di paura e adesso stiamo un attimino soffrendo, però credo che mister Sacchi nei spogliatoi darà la giusta carica. Va bene, continueremo l'intervista durante l'intervallo. Intanto, ecco, vedete Melli, abbiamo anche Manicone, ti davo la linea, Bruno, per la pubblicità. Ci siamo qui tra il primo e il secondo tempo, d'accordo? Molto bene, allora una breve pausa ora per alcuni suggerimenti commerciali, poi riprenderemo la linea qui dall'Olimpico per altre impressioni dopo i primi 45 minuti di gioco. Linea allo studio. Ancora che sarà una serata interamente dedicata al calcio. Infatti, dopo il secondo tempo di Italia-Scozia, dopo altre interviste qui dall'Olimpico, vi proporremo una sintesi di Portogallo-Svizzera e in chiusura, sempre dall'Olimpico, le considerazioni finali. Ma intanto valutiamo assieme a Giampiero Galeazzi e i suoi ospiti questo primo tempo. A te, Giampiero. Sì, un primo tempo mi sembra molto carico di interesse, visto il 2-0 che c'era forse un po' illuso, poi quel 2-1 che è stata una specie di doccia, scusa il termine, Melli, scozzese, tutto sommato, perché ci ha un po' bloccato psicologicamente un'Italia che si stava aprendo e si stava liberando, ma quel 2-1 ci ha fatto avere un po' di paura, mi sembra. Ma sicuramente se noi sul 2-0 avessimo tenuto per 5-10 minuti questo risultato avremmo preso anche coraggio, avremmo avuto anche molti più spazi in contropiede. Avremmo chiuso la partita, purtroppo nel giro di un minuto abbiamo preso questo gol. Stiamo rivedendo gli episodi salienti. Sì, abbiamo anche noi il monito, perfettamente. Rivediamo il gol di Donadoni, lo commentiamo insieme con Melli e con Manicone. Un gran gol di Donadoni che torna in nazionale dopo 3 minuti con questo sinistro, praticamente ci dà una grande fiducia, non solo per questo risultato ma proprio per la qualificazione finale. Ah, sono contento per Roberto perché era in camera con me, e tornava in nazionale, ha fatto un bel gol. Un gol importante perché dopo 3 minuti una partita così decisiva fare gol direi che è fondamentale. Ecco, adesso vediamo il secondo gol, quello di Casillari, che giustamente Bruno hai sottolineato come è un po' la copia del gol segnato contro il Portogallo. Un Casillari dunque che ha recuperato un po' meno, mi sembra, e mi rivolgo a Manicone, ecco, mentre vediamo in scivolata il gol del centravanti laziale, un po' meno mi sembra Roberto Baggio, che risente forse di un po' di paura, forse è bloccato. Intanto ecco, questo è il gol scozzese, un infortunio della difesa, poi anche colpisce male la palla Gallagher. Ecco, a questo punto c'è stata la bravura del portiere azzurro, perché poi allo scadere ha parato fino a un gran tiro di Duri. Ecco, qui vediamo intanto Roberto Baggio invita al tiro di Dino Baggio, c'è forse questa deviazione con il braccio. Comunque dicevo di Roberto Baggio, che ti sembra? Sì, forse sta risentendo così in maniera abbastanza vistosa, non si è allenato molto bene durante la gran parata. Ecco la gran parata sul tiro di Joe Duri. Mi sembra che il nostro portiere se la stia cavando molto molto bene, perché loro sono stati pericolosi. Sì, non diciamo però pericolosissimi. Non c'è rigore secondo te? Ma secondo me qua, almeno adesso vediamo un pochettino, secondo me no, adesso vediamo più chiaramente, no assolutamente non c'è rigore. Diciamo che Pagliuca ha fatto pochi interventi, però quelli che ha fatti li ha fatti veramente in maniera decisiva.
Ecco, vorrei parlare di un difensore. Tutto sommato quest'Italia un po' in difesa ha sofferto, non solo psicologicamente dopo il 2-0 e il 2-1, perché praticamente è un po' ferma, mi sembra, le marcature a rientrare. Ma non è che è un po' ferma, ci siamo allungati magari un po' di più, abbiamo risentito di questo gol preso a freddo, perché prima del 20° minuto la Scozia non si era mai resa pericolosa. Abbiamo preso questo gol e così ci ha un po' frenato. Comunque abbiamo sempre cercato di giocare come vuole Sacchi e credo che lo stiamo facendo molto, molto bene. Belli, abbiamo visto il primo tempo insieme, diciamo, ma questa Scozia non molla mai, è fuori dalle qualificazioni, è smobilitata. Praticamente i giocatori scozzesi devono mettersi in luce proprio di fronte agli occhi di questo Brown che sta ricostruendo la squadra. Sì, già è una loro caratteristica quella di non mollare mai, anche se il risultato per loro non ha importanza. In più è arrivato così questo nuovo allenatore, bisogna mettersi in luce perché... loro cercheranno di mettersi in luce per essere convocati per questi europei che ci sono, mi sembra, in Inghilterra. Dunque questo li sprona ancora di più. Baresi, insieme abbiamo visto un gigante, mi sembra, praticamente intorno a lui gli altri sembrano poca cosa. Ma io credo che oggi Baresi sia stato fino adesso il migliore in campo insieme a Donadoni. Nonostante così gli anni, così ogni tanto qualcuno cerca di togliere un po' di forza, lui riesce sempre a venirne fuori alla grande. Giampiero, ha accettato Melli, sì. Abbiamo ancora un altro pubblicità. Magari, noi siamo qui, d'accordo, amici, sì, teniamo la palla. Teniamo la ora palla. Pubblicità, linea allo studio. Cari ospiti, parlavamo del pubblico romano, mi sembra un pubblico che ha risposto magnificamente all'invito della nazionale. Ma il pubblico di Roma è stato straordinario, si è letto e si è scritto tanto che ci sarebbero stati dei problemi, invece noi eravamo sicuri che avevano risposto alla grande e l'hanno fatto veramente in maniera eccezionale. Grazie a Melli, grazie a Manicone, dunque buon secondo tempo a te Bruno Pizzu. Bene, allora accingiamoci a vivere le emozioni di questo secondo tempo, vedete che naturalmente... All'Olimpico ci sono personaggi di gran riguardo, il presidente del Consiglio Ciampi accanto al presidente Mattarrese. Un secondo tempo al termine del quale faremo ancora le nostre valutazioni qui dall'Olimpico e poi vi proporremo la sintesi di Portogallo-Svizzera, una gara che ci riguarda da vicino, per poi chiudere ancora all'Olimpico con le considerazioni anche alla luce del risultato che sarà maturato ad Oporto fra Portogallo e Svizzera. Vi ricordo che dopo questa partita con la Scozia l'Italia dovrà affrontare ancora il Portogallo a Milano. Tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo. C'è intanto a bordo campo l'Anna che si sta riscaldando, è per questo che l'arbitro ritarda di un attimo l'inizio del secondo tempo. L'Anna è stato allontanato da bordo campo e ora sulla pista si sta riscaldando. Non ci sono state sostituzioni durante l'intervallo nelle file italiane, mentre in campo per la Scozia il numero 16 Duran. Ecco l'Anna accanto a Carmignani. Due a uno il risultato, squarci di bel gioco da parte degli azzurri, qualche sofferenza di troppo dopo aver subito il gol scozzese, in maniera per la verità un po' avventurosa, al 18° del primo tempo. In precedenza erano andati a segno Donadoni e Casiraghi, bello il gol del milanista per esecuzione, per coralità di manovra e per astuzia quello del giocatore della Lazio, Casiraghi. Intanto il centrocampo Donadoni, Dino Baggio che viene anticipato, Bussi. Sul tentativo di affondo di Bussi è proprio il nuovo entrato scozzese Duran che mette in fallo laterale. La rimessa è di Eranio, si gioca da un minuto e mezzo nel secondo tempo. Ancora Eranio, non può trattenere il pallone in campo, subisce però fallo e c'è calcio di punizione per gli azzurri. E vedete il giocatore dei Rangers, Durant, che ha fatto il suo ingresso in campo, come avevo preannunciato, all'inizio del secondo tempo. Di Eranio questo calcio di punizione,
il solito stacco degli altissimi difensori centrali scozzesi, il lungo lancio di McAllister, la copertura di Bussi, Baresi, Eranio sulla sua ala, il ritardo Donadoni, Boyd toccherà sul portiere, va subito al rinvio. Stacca Dino Baggio al centrocampo, poi McLaren, quindi il tocco di Diuri, dalla parte opposta Macchini cerca di imbeccare con un lungo lancio McCall, ma c'è Baresi, ancora Macchini, e poi lascia l'incarico della rimessa al compagno McCall. Macchini, combinano ancora i due, ma è arrivato Benarrivo e poi trova un varco Casiraghi e fila via sulla sinistra. Si ferma, cambia gioco, ma Boyd ha chiuso molto bene offrendo la palla a McCall, da questi a McAllister, al nuovo entrato Durant. Poi c'è questo inserimento di Boyd con Mussi che lo ferma in fallo laterale. È molto aggressiva la Scozia in questa fase iniziale del secondo tempo. McAllister, ancora Durant, Bowman, e il fuorigioco di Diuri sul rilancio di McLaren. McLaren, giocatore degli Hearts of Midlothian. Eranio, Donadoni, cambia gioco per il lontano Benarrivo, molto preciso il lancio. Benarrivo cerca di guadagnare la linea di fondo campo, poi taglia un traversone che attraversa tutta l'area e si spegne in palo laterale. Sembrava che la partita fosse incanalata verso una tranquilla vittoria dopo il 2-0 di Casiraghi, il gol invece degli scozzesi è venuto un po' a gelare anche sul piano dell'entusiasmo l'ambiente. Ora c'è una rimessa per McKimmy a favore di McCall, McAllister, McCall, Boyd. Fallo di Bussi su Durant. Ancora Durant. Che è entrato in campo al posto di Jeff. Roberto Baggio. Opportunità per gli azzurri, un po' scoperti gli scozzesi, ma il passaggio di ritorno di Casiraghi viene intercettato. Arriva a sostegno della manovra italiana anche Eranio, con il sinistro calibra il traversone, il solito Irvin sbroglia di testa, poi Dino Baggio, palla alta, va Casiraghi a saltare, poi a colpire ancora di testa coraggiosamente Casiraghi, ruba il tempo a Irvin e poi colpisce ancora di testa, vedete Casiraghi. E coordinazione un po' precaria ma insidiosissima conclusione di Casiraghi, sicuramente da lottare per la gagliardia con cui continua a infilarsi nel vivo dell'area di rigore scozzese, dove volano botte, sane botte. Tanto calcio di punizione battuto da Baresi per Benarrivo, che combina con Stroppa, ancora Benarrivo. Ora Roberto Baggio per Casiraghi, esce il portiere, ma c'è forse fallo su Casiraghi, al momento di entrare in area di rigore è stato vistosamente disturbato, quantomeno gioco d'ostruzione a mio modo di vedere. Lascia correre Crascianescu, tanto Durant combina con i compagni, ora è McKimmy che batte lungo per il colpo di testa di Baresi, l'arresto è di Donadoni. Molto precisa la partita di Donadoni, che ha avuto tra l'altro l'enorme merito di sbloccare il risultato, questo lancio di Dino Baggio troppo profondo. Esce abbondantemente al solito dalla propria area di rigore, mentre qui abbiamo rivisto il contatto tra McLaren e Casiraghi.
rimessa per la Scozia, in cui vedete la panchina inquadrata con il tecnico Brown. C'è questo calcio di punizione affidato a McAllister. Pallonetto di McAllister, Baresi, poi Mussi, quindi McCall che alza Campanile. C'è il colpo di testa ancora di Donadoni, la palla fuori, ma non riusciamo a trovare una manovra fluida. Subiamo un po' questa aggressività degli scozzesi nella fase iniziale del secondo tempo. McKinney, la combinazione, ancora McKinney, resiste a Stroppa che poi torna su di lui, offre il pallone a Baresi, avanza Baresi, cerca ora l'appoggio su un compagno, lo trova in ben arrivo, da questi a Roberto Baggio, va Roberto Baggio, Donadoni, ancora Roberto Baggio che dà un pallone in mezzo, in anticipo su tutti, riparte Gallagher, Dury, Boyd, quindi Duran, ancora Boyd con il sinistro, Baresi con calma, Donadoni, Costa Curta, ed ecco la possibilità per Stroppa in posizione più centrale, la palla è per Roberto Baggio, ha offerto il tocco di ritorno a Stroppa leggermente troppo corto, non si chiude la combinazione. 8 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, sempre 2-1 per l'Italia, che tuttavia mi pare un po' bloccata. Ben arrivo Pagliuca, vedete i nostri che si stanno riscaldando, anche Simone Zola, fuori gioco. L'avvio spumeggiante della nostra nazionale, confortato dalla doppia segnatura di Donadoni dopo appena 3 minuti e di Casiraghi poco dopo il quarto d'ora nel corso del primo tempo, aveva legittimato la speranza di una serata piena di soddisfazioni per noi. Il gol di Gallagher invece, come spesso accade nelle partite di calcio, ha modificato il quadro psicologico. È successo per una decina di minuti anche nella partita del pomeriggio di oggi, esattamente quelli che di voi l'hanno vista lo ricorderanno, ad Avezzano. L'Under 21 vinceva per 3-0, poi ha subito due gol nello spazio di un minuto e per un quarto d'ora abbondante, fin quando poi il risultato non è stato ristabilito, ha sofferto parecchio. Costa Curta, Pagliuca, direttamente in fallo laterale, e non riusciamo ad alimentare la nostra azione offensiva e soprattutto a contrastare adeguatamente a centrocampo, così che l'iniziativa resta agli scozzesi. McAllister, ancora pericolosamente Dury, parte il cross, c'è il colpo di testa poi a fondo campo. È una Scozia che ci fa un po' soffrire. Dury, rivediamo il cross, Dury che va allo stacco, non può colpire bene, ha, tocca dal basso in alto, Pagliuca, Duran, non felice il colpo di testa, Mussi per la rimessa, Pagliuca, naturalmente si rendono conto anche gli straordinari tifosi romani del difficile momento della nostra nazionale. Donadoni tenta di andare via, affonda il tackle, McCall, giocatore dei Rangers, ammonito, terzo giocatore ammonito della partita. In precedenza l'ammonizione era stata per McAllister e per Eranio. Vede, va via Donadoni, falciato, netto l'arbitro e a due passi, cartellino giallo.
sentiamo anche quest'altra inquadratura che ci viene offerta dal regista Garbuzzi. Facendo platealmente l'arbitro di attendere il suo fischio, mentre sulla linea di battuta è Stroppa. Palla per Donadoni, non riesce la sponda per Roberto Baggio, dopo il rilancio Baresi, ecco Dino Baggio dentro a favore ancora di Donadoni, che però viene fermato al momento di entrare in area di rigore. Mussi si destreggia tra due avversari, riesce a toccare a Dino Baggio, da questi a Costa Curta, ancora Dino Baggio allarga dalla parte opposta per Benarrivo, da questi a Baresi, il disturbo di Diuri, la combinazione tra Baresi e Donadoni. Roberto Baggio, gran tocco per Casiraghi, fermato però da Irvin. Scozzesi che giocano bene, ma ora sta funzionando il pressing al centrocampo anche per merito di Donadoni, Dino Baggio e Querani. Converge. E fallo ancora su Roberto Baggio da parte di McLaren, non interviene l'arbitro. C'è Benarrivo, parte il suo sinistro, la deviazione di Roberto Baggio sul fondo. Ma c'era fallo in precedenza. Rivediamo l'azione, vedete Roberto Baggio e su di lui l'intervento rude di Irvin, che tocca il pallone ma in maniera non del tutto regolamentare. Intanto il gran pubblico dell'Olimpico ora fa sentire la sua voce, il suo incoraggiamento. Mussi lascia sfilare il pallone laterale, vedete che c'è il contrasto sistematico da parte dei giocatori scozzesi, secondo un'abitudine di gioco tipica del calcio britannico. Ora ancora fallo di Irvin, durissimo il contrasto con Casiraghi, che d'altra parte è uno che sa farsi rispettare. Zola e Simone. Ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco nel corso della ripresa qui allo Stadio Olimpico. Il risultato resta fermo sul 2-1 a favore degli azzurri, con questa battuta di Costa Curta. Va altissimo a staccare Casiraghi, poi la palla termina a McCall, da questi a McAllister, di prima in profondità per Durant, combinazione ancora con McCall, chiamato in avanti da quest'altra parte Boyd, non gioca male la Scozia. McAllister cambia gioco per McKinney, palla poi verso Gallagher. C'è però Baresi che al solito intercetta, poi tocca largo per Eranio, fallo su Baresi, vantaggio. Palla per Roberto Baggio, dentro per Casiraghi, Casiraghi giù, ma stavolta non mi sembra che francamente ci siano gli estremi per la concessione di un calcio di rigore. Rivediamo, anche se in effetti c'è la solita marcatura piuttosto rude. Donadoni, va Donadoni, sguscia via benissimo, entra in area di rigore, sorveglia la posizione dei compagni, da fuori per Dino Baggio che non riesce a trovare il tempo per la battuta, poi c'è Benarrivo, ora Roberto Baggio, il colpo di tacco, ancora pronti i difensori scozzesi. Naturalmente quando possono difendersi a stretto contatto di gomito fra loro sono particolarmente forti. Intanto Pagliuca è stato costretto all'uscita di testa, sfiora Baresi, la palla è fuori, Gallagher per la rimessa, sbagliata ancora, e l'arbitro si segnala soprattutto per la sua pignoleria sulle rimesse laterali. Ora chiede anche un altro pallone il signor Crăciunescu della federazione rumena, che in collaborazione con Crocan e Ologeanu dirige questa gara. Tra uno stacco di Casiraghi, Durant, enorme vitalità di questo Durant che continua a giocare in attacco al centrocampo, in difesa, persa la palla degli scozzesi, Roberto Baggio, ora addirittura Costa Curta,
questa curta da Aeranio, parte il cross di quest'ultimo, c'è una deviazione, palla fuori per Casiraghi che tenta il tocco ravvicinato a Costa Curta, operazione non riuscita, poi Mussi, quindi questo rilancio di Boyd, il colpo di testa di Costa Curta, la palla per il solito Duran, ora Irvin, quindi Boyd, portiere Gunn, rinvio. Mussi, fuori gioco di Donadoni. 17 minuti di gioco, certo non c'è la fluidità di manovra dei primissimi minuti, ma almeno l'Italia da qualche minuto ha riportato in avanti il raggio della propria azione. Colpo di testa di Baresi, questo di Casiraghi, poi un anticipo degli scozzesi con McCall. Fuori gioco di Gallagher. Donadoni. Erani. Mussi. Costa Curta. Ben arrivo. Cerca di farsi vedere Stroppa. Ecco la combinazione. Va Stroppa attaccato da McCall a terra. Calcio di punizione. Dino Baggio, Roberto Baggio in area, tenta di far fuori un nugolo di avversari, poi guadagna l'angolo e giocata di grande effetto di Roberto Baggio, che ha avuto per un attimo anche il tempo per la battuta appena entrato in area di rigore, ma poi ha ritardato guadagnando un angolo. Il rinvio di Boyd, la palla raccolta ancora da Benarrivo, giocata lì dietro su Baresi. Mussi. Costa Curta. Donadoni. Benarrivo. Largo Stroppa, eccolo. Si propone Benarrivo, servito. Va Benarrivo. Tocca Roberto Baggio, palla per... e Casiraghi, ribattuta la sua prima conclusione, ancora Casiraghi fuori per Donadoni in mezzo, ma è ben piazzata nel frattempo la retroguardia scozzese. Baresi, Mussi, buon momento ora dell'Italia. Donadoni, Roberto Baggio, ennesimo tentativo di colpo di tacco, intercettato, copre Mussi, ultimo tocco degli scozzesi, rimessa italiana, no, tentava Gallagher, Eranio, Roberto Baggio, Mussi, in controtempo Eranio. Poi McAllister a cercare lo scatto di Diuri, Diuri e Baresi. Cross di Diuri dalla parte opposta, attenzione. Tenta l'aggancio Gallagher, ma è attento Stroppa. Mussi. Ben arrivo. Costa Curta. Dino Baggio. Fuori gioco di Roberto Baggio. È partita che naturalmente si fa vedere, oltretutto c'è anche il risultato che è in bilico. McCall, Dino Baggio, McAllister favorito dal ripallo. Ancora McAllister. Ora Macchini, Bowman, parte il cross di Bowman, esce Pagliuca, si ferma proprio, vedete, al limite dell'area. Intanto gli spettatori paganti sono 61.178 per un incasso di 2 miliardi 248 milioni. Molto buona la risposta del pubblico
di Roma, ma d'altronde non c'era alcun motivo per dubitare. Baresi, Roberto Baggio, mentre pronto Lanna, ben arrivo Baresi, parte il lancio verso Casirani, smorza di petto per Eranio, viene a sostegno Mussi, ancora Eranio, di prima per Roberto Baggio, ancora colpo di tacco il destro di Donadoni, alto, e rifinisce sempre in maniera molto spettacolare Roberto Baggio, sostituzione, vediamo al posto di chi entrerà Lanna, esce Mussi ed entra in campo Lanna, esce Mussi, buon primo tempo sicuramente, poi come tutta la squadra anche Mussi ha avuto qualche problema, 22esimo del secondo tempo, Lanna al posto di Mussi. Ora Benarrivo viene a destra e Lanna va a sinistra, tutto il resto inalterato. Eranio, la rimessa è di Boyd verso Gallagher, poi Baresi, ed ecco Lanna che tocca il suo primo pallone, parte con il destro cercando Casiraghi, ottimo arresto di Casiraghi, la palla per Roberto Baggio, ancora Casiraghi, tiro e parata di Gun, grande azione Casiraghi, Roberto Baggio, ma Casiraghi, rivediamo, vedete, sbarcato stupendamente, controlla bene, batte però proprio sul corpo del portiere, attenzione sull'altro fronte, ancora Bowman, parte il cross, c'è Baresi che sfiora e c'è poi il tiro di Diuri che incredibilmente colpisce un compagno, tiro a botta sicura di Diuri che è stato deviato da un compagno davanti a Pagliuca, era sicuramente una palla gol. Sostituzione delle file scozzesi, entra in campo il numero 14 Paul McCart al posto di Bowman, azione insidiosissima quella di Casiraghi e ancor più forse quella di Diuri, esce intanto Bowman e gioca McCart, lo vedete con la maglia numero 14, scozia ancora pericolosamente in avanti, il colpo di testa di Lanna, il rinvio di Donadoni, la palla poi colpita di testa da McAllister ma trova in posizione irregolare Durham. Baresi, Dino Baggio, troppo lungo, siamo intanto giunti al 25esimo del secondo tempo, Scozia che non demorde, vedete, Diuri, Baresi, tocca per Costa Curta, guadagna la rimessa laterale, ultimo tocco di Diuri, proprio il tiro di Diuri è stato rimpallato da un compagno davanti a Pagliuca. Rinvio del nostro portiere, lunghissimo, va Casiraghi ancora a conquistare il pallone, poi disturba l'avversario pallosamente, calcio di punizione. Per la battuta il giocatore del Celtic Boyd, mentre abbiamo rivisto l'intervento di Casiraghi, Zola in panchina. Colpo di testa di Dino Baggio, Eranio, Donadoni, Benarrivo, e fin dallo scatto in profondità Eranio, poi si ferma, non si intende con Benarrivo, naturalmente Eranio ha giocato fino a qualche attimo fa con appoggio alle spalle Mussi, ora è arrivato da questa parte Benarrivo e i due devono cominciare a capirsi. Intanto è Duran che cambia gioco per questo colpo di testa di McKenny che fa terminare direttamente il pallone fuori, per la rimessa è pronto Lanna.
e la partita continua ad andare avanti in maniera piuttosto sofferta per noi. Stroppa. Ancora per Roberto Baggio, esce il portiere con molto attento e Roberto Baggio involontariamente finisce per colpirlo e vedete che va subito a scusarsi. Rivediamo, vedete il lancio bello di Stroppa, profondo, scatta a tempo Roberto Baggio e poi è il portiere praticamente che sullo slancio finisce sui piedi di Roberto Baggio, restando colpito, nessuna intenzione maligna da parte di Roberto Baggio, che vedete si tira anche all'indietro ed è proprio il portiere sullo slancio. Tanto molti pensierosi assorti, rivediamo ancora questa azione. Giampiero, sei da qualche parte, hai qualche ospite? Sono in tribuna autorità, sto per raggiungere Sacchi, quindi ci sentiremo alla fine. Benissimo. Vedete, sembra che il portiere Gunn del Norwich, 30 anni, sia ancora addolorante, dà però l'impressione di potersi rialzare, è molto abile soprattutto nelle uscite, giocatore dal fisico poderoso anch'egli, così come i suoi compagni di retroguardia soprattutto. Ma la stazza fisica e la robustezza atletica è sempre stata una caratteristica particolare. Intanto vedete, è stato colpito evidentemente alla fronte, una vistosa bendatura, ma può restare in campo. Siamo vicini alla mezz'ora di gioco nel corso del secondo tempo, il risultato è sempre di 2-1 a favore dell'Italia. McKinney, lungo lancio, né Baresi né Gallagher colpiscono il pallone, di Pagliuca a questo rinvio, il colpo di testa di Casiraghi, il tocco di Baggio verso Eragno, intanto zoppica anche Roberto Baggio, ancora Casiraghi che va su ogni pallone, vedete in maniera impressionante l'anticipo di McKinney, il gioco è piuttosto confuso, disordinato, attenzione Gallagher, è l'autore del gol, tenta di andare in profondità e c'è ostacolo vistoso di Baresi. E vedete che Roberto Baggio non pare al meglio, anche quando cammina ha una leggera zoppia, si sapeva di un ginocchio un po' in disordine, ma con grande forza di volontà torna anche all'indietro a dare una mano ai compagni e c'è questo calcio di punizione che sta per essere battuto da McAllister. Serie di rimpalli e poi fallo di McCall proprio su Roberto Baggio che come vedete era tornato all'indietro, stoicamente sopporta Roberto Baggio, è stata una gara molto faticosa e direi caratterizzata da scontri ripetuti e duri, nulla di sorprendente visto che appunto l'Italia doveva vedersela con gli scozzesi che tradizionalmente sono dei combattenti agguerritissimi. Tanto il colpo di testa di Dino Baggio, nessun problema per Gunn. Secondo tempo francamente molto meno spettacolare e vibrante del primo. Tanto Roberto Baggio dà questo pallone a Stroppa. Troppa, ancora per Roberto Baggio, ma intuisce McAllister, parte il lancio, c'è Pagliuca che è attentissimo al limite della propria area di rigore, blocca e mette in movimento Ben Arrivo. Costa curta, Baresi, Lanna, Roberto Baggio, Lanna,
Stroppa, Roberto Baggio ancora verso Stroppa, ma in vantaggio su tutti Irvin che scaraventa lungo per il colpo di testa di Baresi, che finisce però per servire Baccarat. Avanza Baccarat, c'è un fallo di Baresi, si prosegue per il vantaggio, ma Costa Curta poi riesce in qualche modo a fermare Baccarat. Sono insidiosissimi gli scozzesi e soprattutto danno l'impressione di essere più freschi rispetto alla nostra nazionale, che ha subito un vistoso appannamento dopo un avvio di partita più che promettente. Chissà che dovesse fare i conti con i molti assenti e con le condizioni non ottimali di alcuni dei presenti, non si sapeva. Attenzione, la Scozia ancora, c'è la palla che è uscita a fondo campo prima di rientrare nella parte aerea della parabola. Avete sentito forse attraverso i microfoni degli effetti? Le indicazioni della panchina, in particolare era Marcheggiani che invitava la squadra a restare lontana dalla propria area, Gallagher, ma gli scozzesi insistono, vedete, Lanna col corpo, ancora Gallagher, Beccard, il nuovo entrato, fuori gioco da parte di Durant. Ben arrivo McAllister e non riusciamo a creare delle combinazioni. Intanto c'è un fallo di Eranio su McAllister, che è l'anima di questa riscossa scozzese. Boyd, palla ancora pericolosamente in area e tenta lo scatto Diuri, viene chiuso da Costa Curta che consente la presa a Pagliuca. Pagliuca viene invitato a effettuare rilanci lunghi per tentare di mettere in difficoltà la difesa scozzese, che però è imperniata su fortissimi colpitori di testa. Eranio, Costa Curta, Roberto Baggio dopo la finta di Casiraghi, tenta di far filtrare il pallone che non passa e tra l'altro Casiraghi è giudicato anche in posizione irregolare. Casiraghi ha avuto sul piede, dopo combinazione con Roberto Baggio, la palla del possibile 3-1, l'ha scaricata sul portiere Gumma, nell'azione immediatamente successiva è stata altrettanto pericolosa la Scozia. Ora il pallone per Roberto Baggio, finta, arriva da questa parte Eranio ed è un grandissimo gol di Eranio, in corsa Eranio scaraventa dentro, un autentico siluro bellissimo, 35esimo del secondo tempo, Eranio in corsa indovina il tiro imprendibile e fa esplodere d'entusiasmo e di tricolori l'Olimpico. Veramente molto molto bella la conclusione di Eranio. Vediamo il tocco di Roberto Baggio, osservate come Eranio arriva in corsa, colpisce di collo pieno, palla del angolo più lontano, assolutamente nulla da fare per Gun, 3-1, respiriamo, splendida l'esecuzione. Intanto c'è fuori gioco sul tocco di Durant, che bisogna dare merito agli scozzesi di essere riusciti, rivediamo intanto ancora da quest'altra angolatura la bellissima conclusione di Eranio, avete visto che Eranio ha esultato prima ancora che il pallone entrasse in rete, ha avuto la sensazione nettissima che il suo tiro sarebbe stato vincente. Donadoni, alto per Roberto Baggio, la palla è per Boyd, per il portiere Gun, la porta è vuota, Roberto Baggio un dribbling, affonda Baggio ma si allunga un po' il pallone consentendo il recupero a Irvin, fallo poi di Baggio, sull'anticipo di Irvin che vedete protesta,
roccioso, durissimo questo difensore centrale. Vedete il suo netto anticipo su Baggio, che stavolta non trattiene la gamba, fallo netto. McAllister, McKenna, McAllister, la rimessa per gli azzurri. È una partita che l'Italia doveva vincere, anche se tutto sommato il risultato di parità l'avrebbe tenuta in piena corsa. Qui si tratta di battere il Portogallo nella partita di Milano, ma è chiaro che una vittoria anche sul piano del morale, della convinzione, ha sempre un valore del tutto particolare. Intanto vediamo l'ennesimo scontro duro, vedete che anche Roberto Baggio sa farsi valere. Palla intanto che termina fuori per la rimessa italiana, operata da Stroppa verso Donadoni. Va Donadoni, c'è Costa Curta, Lanna, Stroppa, Baresi, Costa Curta, Lanna. Ora gli azzurri badano soprattutto a mantenere il possesso del pallone. C'è questa possibilità ancora per questa lunga iniziativa di Donadoni, poi è Stroppa, servito da Roberto Baggio, che viene anticipato proprio al momento della conclusione. McAllister, molto allungata, troppo ora la nostra squadra, c'è un gran buco al centrocampo. McAllister in combinazione con McCall, ora Gallagher, si gira Gallagher, fuori per McCall, il tiro a fondo campo. Vedete ancora Ciampi che sorride, Ranucci alle sue spalle, tira fuori di McCall. I minuti di gioco 39 nel corso del secondo tempo, ancora il gioco fermo per un calcio di punizione a favore degli azzurri. Il risultato ora è di 3-1, è un risultato che ci consente di chiudere con una certa tranquillità questa partita, che sicuramente ha presentato degli aspetti contraddittori. L'avvio della nostra nazionale è stato splendido, però poi gli azzurri hanno dimostrato di risentire all'eccesso il contraccolpo psicologico del gol, peraltro evitare subito ancora un fallo di Roberto Baggio. Sempre su Irving, dimostra anche una buona dose di coraggio Roberto, andando a scontrarsi con Irving, che di lui ha mole molto più massiccia. Il giocatore a terra non è Irving. Rivediamo. Ecco, questo è stato il contrasto che l'arbitro non ha ritenuto irregolare. Poi sugli sviluppi dell'azione, fallo di Roberto Baggio su Irving. È stata una partita dura, una partita sofferta che gli azzurri stanno vincendo, ma hanno dovuto stringere i denti. Naturalmente in un quadro generale caratterizzato dalla netta sensazione che il calendario finora sia stato troppo fitto di impegni ufficiali, con la complicazione di una fase pre-campionato nella quale si è giocato senz'altro troppo, determina anche una situazione di stanchezza da parte di molti giocatori italiani. Ora c'è questo cross ribattuto, insistono ancora gli scozzesi, ma il colpo di testa di McKinney fa terminare direttamente il pallone in palo laterale. ...41 minuti della ripresa. Vi ricordo ancora che subito dopo la fine della partita faremo una prima serie di interventi qui dallo Stadio Olimpico, con pareri a caldo da parte dei protagonisti,
poi daremo spazio alla sintesi di Portogallo-Svizzera, partita che ci interessa da vicino, per poi riprendere la linea ancora qui assieme a Galeazzi, a Volpi e a Gianfranco De Laurentiis per le considerazioni finali. Parte intanto il cross di Gallagher, deviato a fondo campo. Serata interamente dedicata al calcio dunque, questa di Rai 1. Anche Casiraghi in difesa, c'è bisogno naturalmente della sua forza fisica. C'è il colpo di testa di Irvin sul fondo. Pagliuca però si era tuffato a tempo, ha avuto l'impressione che avrebbe potuto anche arrivarci. Rivediamo. Vedete Irvin, il difensore centrale scozzese, che stacca bene, e Pagliuca che non ha bisogno di intervenire. Ancora splendido lo stacco di Casiraghi per Baggio. Vai attentissimo Gom. Portiere padrone della propria area di rigore. Macchini per la Scozia, fuori gioco. 43 minuti della ripresa, risultato 3-1. La partita che l'Italia doveva vincere a tutti i costi, anche se vi ripeto che tutto sommato un risultato di parità non avrebbe pregiudicato la corsa verso gli Stati Uniti, ma era una vittoria voluta da Sacchi e dagli azzurri, anche perché la vigilia era stata caratterizzata da tutta una serie di contrattempi. Intanto è rimasto a terra Casiraghi, ora c'è da rialzarsi Roberto Baggio, messo in movimento, stroppa al limite, tenta la battuta, disturbata, ferma il pallone Irving, lo rilancia, ma c'è Lanna e dà a Casiraghi, da questi a Dino Baggio. Finta di Dino Baggio e poi di piatto, suggerimento largo a favore ancora di Stroppa, dentro per Roberto Baggio, serie di finte di corpo, si gira dal pallone fuori, arriva ancora per la conclusione Stroppa sul fondo, buona anche questa azione, è molto bravo Roberto Baggio, che pure chiaramente non è al meglio della condizione fisica, nel preparare le conclusioni per i compagni. È nato così anche il terzo splendido gol di Eragno. Baresi, una roccia là dietro, Stroppa, poi Lanna che tocca male, Macchini con il destro, Baresi onnipresente a chiudere tutte le falle. Il nostro capitano naturalmente costituisce una sicurezza, d'altra parte facciamo tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, ma purtroppo l'anagrafe non è verdissima, ma anche se Baresi non dimostra minimamente di risentire dell'età. Ecco Eragno, ultimo minuto, Eragno dentro per Roberto tira ancora sul portiere, Eragno tocca male, va ancora Roberto Baggio a tentare di trattenere il pallone in campo, rinvio da fondo campo, grande palla per Roberto Baggio e ancora gol di portiere in uscita. Rivediamo, vedete l'ottimo suggerimento di Eragno per Roberto Baggio, che controlla bene, si presenta tu per tu con Gang, scarica proprio sul corpo del portiere in un'azione analoga a quella precedente di Casiraghi. McAllister, tempo scaduto, si gioca il recupero, ancora McAllister, gran partita la sua, da quest'altra parte a Boyd che tocca a favore di Durant, centralmente per McCart, all'indietro per Irvin. Diuri, McCart, Macchini, l'anticipo di Baresi, implacabile francobollatore di tutte le iniziative scozzesi, fuori la palla, ben arrivo, non ha fatto in tempo a controllarla, vedete che siamo quasi un minuto oltre il recupero. Una partita che l'Italia sta conducendo per 3-1 nei confronti della Scozia, una partita che era nata benissimo, che poi si è complicata per il gol di Gallagher, un secondo tempo che gli azzurri hanno giocato in maniera molto tesa, con un trasparente nervosismo, poi ha sistemato tutto il terzo gol di Eragno. Cambio ora
Vedete che a tempo abbondantemente scaduto Sacchi manda in campo anche Zola. È un avvicendamento che a questo punto ha esclusivamente l'intento di guadagnare qualche attimo. Pesce, stroppa, applaudito, buona partita la sua, buon esordio. Entra al suo campo, al suo posto Gianfranco Zola. Abbraccio fra i due. Dentro Zola non avrà probabilmente modo di mettersi in particolare evidenza. Stimolante naturalmente l'accostamento di Zola a Roberto Baggio, sono due autentici talenti. Tanto Diuri, McAllister, Bacchini, Irvin, McAllister, fermato, ed ecco il contrattacco italiano, il lancio di Zola, il colpo di testa in chiusura da parte di McLaren nella palla fuori. Eranio, ben arrivo, Donadoni, anche Donadoni ha giocato sicuramente una buona partita. Dino Baggio non al meglio, ottima la sua prima mezz'ora, poi è andato un po' calando. Lanna, Zola, parte il cross e il fischio finale dell'arbitro Craciunescu che sanziona la vittoria per 3-1 della nostra nazionale. Ora secondo consuetudine Giampiero Galeazzi a bordo campo intervisterà Arrigo Sacchi. Vai Giampiero. Arrigo, 5 secondi per recuperare. I complimenti del mister Brown. Una gran bella partita, Asca combattuta, allora Arrigo, tiri giù un bel respiro di sollievo. Beh, è stata una partita difficile contro una squadra vera, sapevamo che era una squadra vera, per tradizione, per cultura gli scozzesi e anche per giustizia sportiva non ti regalano nulla, è stata una partita vibrante, difficile. Credo che l'abbiamo vinta meritatamente, adesso dobbiamo pensare al Portogallo. Ecco, schierando la tua 18ª formazione, cos'è che temevi di più? Non solo una Scozia gagliarda, una Scozia che a tutti i costi voleva ben figurare, ma era tutto sommato la novità, tutto sommato questa squadra che non riusciva, che non è riuscita in poco tempo a trovare un grande assieme, come poi del resto ha sofferto nel secondo tempo. Ma non sono completamente d'accordo. Devo dire che io ero abbastanza sereno per quanto avevo visto fare da loro, erano molto motivati, molto attenti. Ripeto, credo che l'Italia abbia vinto meritatamente, giocavamo contro una buona nazionale e nel secondo tempo non è che a loro abbiamo concesso tante palle gol, mentre noi abbiamo avuto diverse palle gol. Però a volte ci sono partite che ad altri non piacciono e a me piacciono, altre volte partite che a me piacciono e ad altri non piacciono. Stavolta questa partita a me è piaciuta. La piena sufficienza? No, la piena sufficienza, mi è piaciuta molto. Senti, sul 2-0, quando quel 2-1, ho usato il termine doccia scozzese, scusa il gioco di parole, l'Italia ha un po' sofferto da un punto di vista psicologico questo raggiungimento del gol da parte degli avversari. Lì ha un po' la squadra un po' saltata. Ma noi abbiamo avuto, come capita sovente alle squadre italiane, appena si fa gol c'è un attimo di rilassamento. Con questi non devi mollare mai un secondo, perché questi veramente sono abituati a fare una partita di 90 minuti, con impegno per 90 minuti e con continuità. Hai sempre creduto in questo pubblico romano? Questa sera l'Olimpico ha risposto alla grande, come le magiche note del Mondiale. Ti è piaciuta il cosiddetto 12° giocatore? E loro sono stati straordinari, ma io non avevo dubbi, perché conosco i romani e sapevo che se noi fossimo stati generosi loro ci avrebbero ripagato con altrettanta generosità. Due uomini su tutti, Baresi e Donadoni, la vecchia guardia. Io direi tutti bravi, Baresi è stato... Questo lo devi dire tu come commissario tecnico. No, lo devo dire perché lo penso, se oggi io non darei un'insufficienza, altre volte ne avrei date tante, anche perché quando andavo a scuola ne prendevo anche tante. Un'ultima cosa, Sacchi, ti lasciamo l'abbraccio dei tuoi ragazzi,
una partita, una vittoria importante, una vittoria che ci permette adesso di guardare questo risultato di Oporto, della partita tra Portogallo e Svizzera, con un certo ottimismo, soprattutto di guardare quella col Portogallo a novembre contro il Portogallo a Milano, e mi sembra con il giusto ottimismo. Sì, giusto ottimismo per quello che hanno fatto questi ragazzi, per l'impegno che hanno profuso e per come si sono presentati a questa partita. Un allenatore sereno o meno, se vede i giocatori così motivati, quindi questo ci deve far sperare per il futuro, anche se sappiamo che poi troveremo un avversario motivatissimo, perché ci giochiamo tutte e due la possibilità di andare in America. In conferenza stampa sapremo anche il risultato di Oporto. Grazie ancora a Sacchi e a Valentini per la sua collaborazione. Allora Bruno, possiamo concludere, facciamo tutti gli appuntamenti del nostro salotto, anche noi abbiamo sofferto con tutti i telespettatori italiani, grazie anche a questo stupendo pubblico romano. A te la linea. Bene, con questo striscione simpatico, vedete che fa un po' il verso a una frase famosa di Trapattoni, noi lasciamo la linea alla pubblicità, ma non abbandonateci perché avremo ancora delle interviste qui dall'Olimpico, e poi ci sarà la sintesi di Portogallo-Svizzera che ci interessa da vicino, in chiusura di serata, commenti conclusivi proprio dello Stadio Olimpico. Ora linea alla pubblicità, qualche minuto soltanto, ci risentiamo dall'Olimpico, a più tardi.